Si intitola Viva Verdi, il pezzo che abbiamo dedicato in questo mese di settembre al bicentenario e alle celebrazioni del bicentenario della nascita di Verdi. Parma ovviamente è il palcoscenico di questo servizio, ma soprattutto gli interpreti sono Verdi da un lato, ma anche Arturo Toscanini, quindi il grande direttore d'orchestra italiano. Due piacentini d'origine, emiliani per temperamento, collerici, volitivi, ruvidi. Uno che ha concluso la propria parabola artistica a 80 anni col Falstaff, l'altro che ha deposto la bacchetta a 87 anni. Quindi tutto questo, ma soprattutto l'intreccio di rapporti fra questi due grandi personaggi, costituiscono l'elemento forte di questo servizio.